25 aprile dal duplice significato quello che oggi celebra l'Italia, 77 anni dopo la liberazione dal nazifascismo. Da una parte una libertà ritrovata dopo 2 anni di pandemia che ha inibito ogni tipo di celebrazione condivisa e dall'altra il dramma di una nuova guerra alle porte dell'Europa che rinnova il dolore di un popolo chiamato a difendersi da un invasore. Il 25 aprile rappresenta la data fondativa della nostra democrazia, oltre che di ricomposizione dell'unità nazionale, una ricorrenza da cui viene un appello alla pace e a non arrendersi di fronte alla prepotenza, ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la polemica scoppiata per le parole di Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, circa la fornitura di armi alla resistenza in Ucraina. E mentre in Italia si continua ancora a discutere sull'invio di armi a Kiev e sull'invito alla resa di Zelensky con la cessione del Donbass alla Russia, stamattina, tra le tante manifestazioni che hanno celebrato il 77° anniversario del 25 aprile, in tanti hanno partecipato al corteo e alla deposizione della corona al monumento ai caduti presso il sacrario della Brigata Maiella Taranta Peligna, manifestazione organizzata dall'ANPI, dall'Associazione Brigata Maiella e dall'Ospici GL. Ivan Pedretti, segretario nazionale dello PCGL, smorzate le polemiche che c'erano state appunto nei giorni scorsi. Cosa si può dire oggi di questo 25 aprile? È più unitario di ieri, c'è una maggiore consapevolezza che la resistenza per conquistare la libertà è un fattore fondamentale. Non c'è una contraddizione rispetto alla resistenza del popolo ucraino. Credo che sia giusto e utile che ogni popolo aggredito da invasori possa ribellarsi. Il tema più vero è ricercare uno spazio per la pace, per il dialogo, per il confronto, cosa che non appare fino ad oggi. Per cui il 25 aprile può essere una manifestazione in cui chiede alla diplomazia di farsi avanti. Questo è l'impegno di questo 25 aprile, che forse usciamo anche noi da un dualismo tra il 25 aprile e il 2 giugno, come diverse feste. L'impegno anche di oggi è quello di rappresentare una storia importante e significativa di gruppi di persone che si sono ribellati al nazifascismo, hanno preso le armi, hanno combattuto per la libertà del proprio paese. Questa è anche la storia della Brigata Maiella. Giovanni Legnini, cosa significa oggi celebrare il 25 aprile? Ogni anno il 25 aprile assume un significato anche in relazione al contesto storico di riferimento, con gli stessi valori da 77 anni, resistenza, libertà, democrazia, pace. Quest'anno è speciale perché quegli stessi valori devono spingerci a sostenere con molta determinazione, senza alcuna riserva, la resistenza ucraina all'invasione barbara da parte dei russi. Giampaolo Rosato, sindaco di Taranta Peligna. Mai come quest'anno è importante capire da che parte stare e chiedersi dove sarebbero stati gli uomini e le donne della Brigata Maiella. Luigi Borrelli, presidente dell'ANPI per la provincia di Chieti. Questa pagina della storia 77 anni fa sembra tanto lontana rispetto appunto ai giovani di oggi. Cosa si può raccontare di questa pagina di storia così importante? Da questa pagina storica è derivata la Costituzione della Repubblica Italiana, cioè è derivato quello che siamo adesso. E la Costituzione della Repubblica Italiana è la carta che sancisce i diritti fondamentali di libertà, di democrazia, ma deve essere anche la carta che sancisce i doveri che la Repubblica ha verso i cittadini. E qui dobbiamo dire una cosa, ecco la modernità, è che la Costituzione è stata sì in gran parte attuata, ma per gran parte deve essere ancora attuata. Vi sono tanti diritti che devono essere ancora stabilizzati, il lavoro per esempio, la sicurezza sul lavoro, l'istruzione, la sanità, la solidarietà, la dignità delle persone. Sono tutti temi che sono importanti, attuali, per cui vale la pena di combattere, perché, come diciamo sempre noi, la Costituzione è un pezzo di carta sostanzialmente. Rimane viva se noi la facciamo rimanere viva, se le giovani generazioni raccolgono questa bandiera e la portano avanti.